La idea del Feldenkrais è di, di riaprire questo sistema e di ricreare una comunicazione di, del sistema, del sistema essere umano, attraverso la comunicazione dei vari sistemi che in realtà noi dividiamo, separiamo per comodità, per convenzione, ma in realtà questo sistema è un unico sistema perché noi non esistiamo isolati una parte dall'altra. Lo scheletro non esiste senza i muscoli, e i muscoli non esistono senza il cervello, il cervello non esiste senza il corpo, il sistema nervoso, il midollo spinale, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo nel nostro mondo occidentale per convenienza creato delle, delle astrazioni di quello che riguarda il nostro corpo, il nostro cervello, la nostra mente. È vero che sono degli elementi che coesistono. E, e, e che comunicano tra loro e in questa comunicazione diventano, sono un'unica cosa. Quindi dobbiamo pensare sempre il più possibile al fatto di questa unità e relazionalità e integrazione di quello che noi siamo come esseri umani. Magari approfondiremo un giorno questi, questi argomenti più teorici. Intanto vi chiedo di sdraiarvi sulla schiena, cominciando ad osservare il vostro contatto con il pavimento. Per chi oggi fa la lezione la prima volta, vorrei ricordare che la lezione è guidata dalla mia voce e in qualche modo eh, cerco di infondere, di entrare nel vostro... Sistema corpo-mente attraverso la voce e le indicazioni che vi do. Mi aiuta a vedervi sicuramente, mi aiuta se avete la telecamera orientata verso di voi perché mi dà un'idea: se eh, ci sono degli errori, diciamo, di comprensione e come posso ripetere, se, se è necessario che io ripeto ulteriormente. Ma se anche questo accade, se le mie indicazioni non risultano chiare, vi chiedo per favore di restare in questa condizione anche quando vi può sembrare scomoda e sconosciuta e di continuare a provare a capire attraverso, attraverso l'esecuzione dei movimenti quello che io vi sto chiedendo, perché infine il, il, la cosa più importante è come fate i movimenti e guidati soprattutto da una sensazione di facilità, di assenza di resistenza. Bene, vedo che piano piano ci stiamo preparando tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben arrivati. Sdraiatevi sulla schiena e prendetevi un momento per osservare il vostro contatto con il pavimento questa mattina. E osservate cosa notate di questo contatto con il pavimento. Notate il, il peso delle vostre gambe a terra. E osservate se avete la sensazione di sentire più pesante o più presente una gamba rispetto all'altra. Osservate come è distribuito l'appoggio dietro al vostro bacino. E notate se un lato del bacino è più appoggiato rispetto all'altro. Sentite poi, partendo proprio dal bacino, identificate la posizione del, dell'osso sacro e notate se lo percepite in questo contatto con il pavimento. E poi salite su con la vostra attenzione attraverso la vostra colonna, attraverso il tratto lombare e notate questa parte della vostra schiena, della vostra colonna, come si, or si organizza rispetto al pavimento, se forma un arco. E quanto spazio c'è dietro questo sotto questo arco? Notate poi la vostra colonna toracica, dalla vita fino alla base del collo, e osservate quanta parte di questa colonna riuscite a percepire, a visualizzare, a sentire nel contatto con il pavimento. e continuate a salire attraverso la vostra colonna cervicale dalla base del collo fino alla base del cranio. E per un momento ripercorrete tutta la lunghezza della vostra colonna vertebrale, ancora una volta partendo dall'osso sacro risalendo su fino alla base del cranio fino a dentro proprio le, la base di questo, della vostra testa. Piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio, un momento e notate come cambia proprio l'appoggio dietro la schiena quando le gambe sono piegate, il bacino si sposta leggermente. Nella direzione della testa, la colonna lombare si abbassa. E ora seguite un momento la, con la vostra attenzione il vostro respiro e notate per favore quali parti di voi vengono messe in movimento dal respiro. Andatele a cercare anche con le mani, mettete, spostate le mani dove sentite che c'è movimento quando respirate. Seguite l'aria che entra nel, nelle narici o nella bocca, scende dietro al palato, nella trachea, apre i bronchi, espande i polmoni, muove il vostro diaframma e poi ritorna indietro per lo, stessa, tra, per lo stesso percorso. Sentite questo movimento di espansione e di contrazione naturale del vostro respiro. Seguite per favore il ritmo del vostro respiro senza cambiare nulla. E lasciate che nella lezione di oggi sia il vostro respiro a dettare il ritmo del vostro movimento. Riportate un momento le braccia lungo i fianchi. E cominciate a muovere il bacino ruotandolo nella direzione della testa sentite come fate questo movimento come iniziate a muovere il bacino nella, per inclinarlo nella direzione della testa e poi lo lasciate andare quindi è un movimento molto piccolo quasi un piccolo dondolio sentite come fate questo movimento cercando di ridurre lo sforzo il più possibile. Attenzione a non sollevare subito il, il bacino, qualcuno lo sta sollevando. Invece io vi invito prima a inclinarlo verso la testa, quasi andando ad appiattire lo spazio dietro la colonna lombare, dietro la vita, senza ancora sollevarlo. Benissimo lo sollevate e eh, scusate, lo inclinate e cominciate a staccare un pezzettino del vostro bacino da terra e poi lo riportate giù. Quindi cominciate questo movimento quasi di a catena, diciamo, di concatenazione dal bacino, cominciate a sollevare un pochettino il bacino stesso e poi le ultime vertebre della colonna. Salite su e ritornate giù. Cercate di fare questo movimento nella maniera più semplice, più facile, senza sforzo. E notate come state respirando. gradualmente incrementate a poco a poco il movimento portando il bacino un pochino più su e staccando un altro pezzettino di colonna dal pavimento un pezzettino alla volta e lo riportate giù ora notate su che cosa vi state focalizzando la vostra attenzione state pensando a fare il movimento e attivando i muscoli? Ma se vi chiedessi di ridurre l'azione dei muscoli, come potreste fare per muovervi nello stesso modo cercando di non attivare i muscoli che state sentendo adesso e invece spostare l'attenzione? La, sul sentire come si muovono le vertebre una rispetto all'altra e come potete muovere queste vertebre riducendo l'azione e lo sforzo dei muscoli. Provate a ridurre questo sforzo, a sentire di muovere il bacino, le vertebre. Arrivando solo fin dove siete comodi, con l'aiuto del vostro respiro piuttosto che con l'aiuto dei vostri muscoli. E com'è possibile fare questa azione? Ridurre lo sforzo e spostare l'attenzione su un'altra parte di voi, su un'altra modalità. Di azione. Tornate per favore al centro, allungate tutto, riposate e sentite come state. Notate come il peso delle vostre gambe a terra, il contatto del bacino, Notate per favore se la colonna si è, come si è un po' allungata ed è più presente nel contatto con il pavimento. Piegate di nuovo le ginocchia, mettete i piedi in appoggio. E immaginate adesso che la vostra colonna vertebrale sia una corda, una corda solida, pesante, però una corda. E tornate a, a sollevare un pochino il bacino, partendolo, in, iniziando ad inclinarlo verso la testa. E poi immaginate di sollevare la colonna come se fosse una corda. Quindi un pezzettino alla volta. Che cosa succede alla corda quando sollevate? La sollevate dal bacino, dalle gambe naturalmente. Come cambia la qualità di questo movimento se pensate di dover sollevare la corda e riappoggiarla giù un pezzettino alla volta, immaginando di riposizionarla? Sullo stesso punto dove, dove l'avete sollevata. Fatelo un po' di volte e utilizzate quest'idea della corda, e notate cosa cambia la qualità del movimento, alla qualità dell'immagine del vostro movimento, dove si, la vostra, dove, si, dove si spostano le vostre sensazioni. Notate se è possibile in questo modo ridurre di più lo sforzo. Dove avete, dov è cambiata l'attivazione dei muscoli? Dove sentite che avete potuto lasciare andare? Tornate ancora una volta al centro, riposate. Allungate tutto per sentire come tutto si appoggia adesso sul pavimento. Sentite il contatto con il pavimento. Osservate anche come appoggiano le braccia a terra, le mani, come appoggia la vostra testa. Piegate di nuovo le gambe, mettete i piedi in appoggio e ancora una volta andate a sollevare il bacino e a srotolare la colonna come se fosse una corda. La sollevate srotolandola una vertebra dopo l'altra, un pezzettino dopo l'altro. E poi per lo stesso percorso lo riportate giù a terra. E sentite che cosa succede, per esempio, al tratto toracico. Quanta parte di, questo, di questa colonna riuscite a muovere effettivamente, a differenziare? Il movimento delle vertebre una rispetto all'altra. Notate come state respirando mentre fate questo movimento. Potete sentire che il respiro vi aiuta ad ammorbidire il torace, ad ammorbidire la colonna toracica. vi aiuta di più inspirare o espirare quando scendete giù dove sentite che potete infondere maggiore morbidezza nel torace nella schiena nella colonna e naturalmente continuate a ripetere a stare sul movimento fin tanto che siete comodi ma non appena comincia ad, in, ad, in, ad intervenire scomodità fastidio non voglio nemmeno parlare di dolore interrompete per favore basta anche un po di stanchezza fermatevi riposate un momento permettete al cervello di raccogliere le informazioni che avete appena dato col, attraverso il movimento integrarle e poi magari ripartite. Se non l'avete fatto, riposate un momento e ripiegate le gambe, mettete i piedi in appoggio. Questa volta andate a sollevare di nuovo il bacino e arrivate per favore a mantenere il bacino sollevato in un punto comodo. Quindi inclinate il bacino nella direzione della testa, sollevate, srotolate la colonna fino ad arrivare a mantenere il bacino sollevato in un punto dove sentite che non pesa che non pesa più di tanto. E in questa posizione andate ad aprire e chiudere leggermente le ginocchia, un pochettino, lasciando su il bacino. Aprite e chiudete leggermente le ginocchia, fate un piccolo movimento e sentite come organizzate questo movimento cercando di non, in, non interrompere il flusso naturale del vostro respiro. Andate solo fin dove è possibile. Andate solo fin dove sentite di controllare il movimento senza dover da fare uno sforzo per compensare il movimento. Il respiro ci dà un indice di qualità. Bene. Tornate al centro, srotolate giù di nuovo la colonna come se fosse una corda e quando arrivate giù riposate un momento e sentite se potete lasciare andare anche la tensione in questa zona muscolare che abbiamo in qualche modo attivato. Sentite la zona pelvica inguinale perineale, quindi intorno alla muscolatura del pavimento pelvico. E notate se c'è una sensazione di attivazione, ma allo stesso tempo di circolazione in questa parte bassa del vostro bacino. E di nuovo piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio. E di nuovo sollevate il bacino srotolando la colonna fino ad arrivare nel punto comodo. Può essere diverso da prima. Semplicemente ritrovate questo punto comodo. Ogni volta vi rimettete nella condizione di esplorare e di ritrovare. Non date niente per scontato. Questo lavoro è un'esplorazione e questo tipo, questo tipo di lavoro di esplorazione è ciò che aiuta a rieducare il nostro cervello. Adesso andate ad inclinare tutte e due un pochettino le gambe a destra e a sinistra, quindi il bacino rimane di nuovo sollevato e muovete le gambe insieme a destra e a sinistra. Sentite fin dove potete arrivare in questo movimento senza dover compensare muscolarmente, quindi senza dover Sentire che state sbilanciando troppo, e dovete da qualche altra parte farvi forza muscolarmente. Quindi distribuite il lavoro, fatelo la giusta quantità di movimento per permettervi di controllarlo senza dover sovraattivare i muscoli. E notate come state respirando. E poi ritornate al centro e srotolate giù di nuovo la schiena facendo attenzione a ritornare sempre giù per il percorso inverso, cioè lì la prima vertebra che scende è l'ultima che, che è salita, che si è staccata dal pavimento. Un'altra cosa a cui fare attenzione è che non stiamo assolutamente lavorando con i muscoli della schiena. L'immagine della corda è l'immagine un po' di un'amaca che quando la sollevate su rimane appesa. Quindi per favore, se sentite che state lavorando con i muscoli della schiena, della, delle, dei lombi, non è questa l'intenzione. Fate qualcosa per modificare ridurre lo sforzo e lasciare andare quella parte lì piegate di nuovo le gambe mettete i piedi in appoggio e di nuovo sollevate il bacino con l'aiuto delle, delle gambe srotolando la colonna fino ad arrivare ad un punto comodo in cui potete tenere sollevato il bacino e questa volta andate a muovere un ginocchio in avanti anzi provate prima a muovere tutte e due le ginocchia in avanti le ginocchia vanno nella direzione dei piedi quindi spingono avanti e poi le lasciate ritornare un pochettino indietro quando fate questo lavoro sentite che non state attivando dalla schiena se prendono dei crampi è normale che succeda riposate un momento i crampi possono prendere dietro le gambe e cercate di fare il movimento più piccolo e di ridurre di più lo sforzo rendendo la colonna e il bacino più mobili. Tutte e due le ginocchia vanno avanti e poi ritorno, sentite che tipo di lavoro state facendo. Ok, bene. E tornate giù e riposate tutto e allungate. Quando allungate, notate come state riposando a terra. State veramente lasciando andare tutto il vostro peso al pavimento? Com'è il vostro contatto con il pavimento adesso? Piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio. Sollevate nuovamente il bacino, srotolando la colonna fino ad arrivare al punto più comodo dove veramente potete stare senza dover fare nulla. E cominciate ad alternare. Adesso fate scivolare, spingete in avanti solo un ginocchio. E lasciate che l'altro invece torni un pochettino indietro. Non si staccano i piedi. Ok? Il bacino qui fa qualcosa. Provate per fare questo a far scendere un lato del bacino e salire un altro lato del bacino. E notate cosa fanno le gambe. Sì? E poi ritorna sul lato del bacino che è sceso e scende l'altro lato. Ma le gambe non si inclinano più, tutte e due insieme. Lasciate che una gamba vada avanti e l'altra venga un pochino indietro. Va avanti nel senso il ginocchio, i piedi rimangono a terra. Sentite com'è la stabilità sui vostri piedi. Una gamba va in avanti, una gamba va indietro. Non andiamo a destra e a sinistra con il bacino ma un lato del bacino scende e un altro lato sale. È una rotazione. E in questa rotazione sentite per favore che le gambe vanno, sono differenziate, non si muovono unite tutte e due a destra e a sinistra, ma una va un pochino avanti e l'altra invece viene leggermente indietro. È come se camminaste, è un movimento tipo il camminare. E respirate per favore. E tornate al centro. E ritornate giù. E lasciate andare tutto. E riposate pienamente a terra. piegate solo la gamba destra e separate un pochino le gambe tra loro in modo che il piede sinistro non sia la gamba sinistra non sia attaccata alla gamba destra ma create una distanza comoda e naturale tra le gambe non troppo non troppo rimaniamo sempre in un ambito di naturalezza e di comodità e cominciate a premere con il piede destro a terra e delicatamente a rotolare il bacino verso sinistra. Semplicemente questo movimento. Senza fare altro, rotolate il bacino, sentite come la gamba sinistra ruota sul pavimento, è abbandonata a terra e ritornate indietro. Se possibile lasciate che il ginocchio destro rimanga orientato verso il soffitto. Rotolate il bacino e riportate, lo riportate indietro. E notate che cosa fate, che cosa fa la vostra colonna vertebrale in questo movimento. La gamba sinistra è completamente abbandonata. Non vi preoccupate della gamba sinistra, lasciatela, lasciate che venga mossa dal resto del corpo. Potete ridurre qualsiasi tipo di sforzo e di attivazione nella parte bassa della schiena. Sentite che il movimento è un movimento che avviene da solo, senza sforzo. Potete seguire la concatenazione di movimento tra le vertebre una dopo l'altra e immaginare quasi che che ogni vertebra sia messa in movimento dalla vertebra precedente e la vertebra precedente metta poi in moto quella successiva quando ritornate indietro al pavimento. Quindi come un movimento di eliche che si muovono una in relazione all'altra. E notate se visualizzando la colonna, il movimento della vostra colonna, in, questa, in questo modo potete ridurre lo sforzo della schiena. Tornate al centro, allungate la gamba destra, sentite un momento la differenza, se c'è una differenza tra i due lati del bacino e della schiena, e tra le due gambe. E piegate la gamba sinistra, lasciando la destra allungata in una posizione comoda con il minore sforzo possibile, con il minore impegno possibile dei muscoli. Andate per favore a premere con il piede sinistro per rotolare il bacino verso destra. Delicatamente. Notate come potete ridurre lo sforzo. E che cosa succede al vostro movimento quando riducete lo sforzo? La gamba destra è completamente appoggiata a terra è veramente abbandonata non c'è tensione da nessuna parte questo questa indicazione è molto importante Cer più riuscite a trovare una modalità per differenziare l'attivazione muscolare tra un lato e l'altro tra una gamba e l'altra più riusciamo a, a creare distinzioni neurologiche nella nostra corteccia motoria e ai a lavorare in qualche modo su sulle rigidità che ci portano poi a muoverci come se fossimo un unico blocco. Non siamo un unico blocco, il nostro cervello non funziona così. Il nostro cervello è in grado di dif differenziare, distinguere, differenziare e integrare nella differenziazione. Per questo è così importante fare in maniera consapevole questa azione nei movimenti, poter distinguere un movimento dall'altro, un'azione dall'altra, un lato dall'altro. Quando siamo attivi e quando siamo in pausa. E adesso riposate, allungate la gamba sinistra e di nuovo sentite il contatto con il pavimento. Mi rendo conto che si va, andiamo controcorrente rispetto al credo diffuso che più ci sforziamo e più otteniamo. In questo caso vale il concetto opposto. Fare meno equivale a fare di più. Meno facciamo, più riduciamo lo sforzo, più attiviamo i nostri sistemi neuromuscoloscheletrici. E una volta che questi sistemi sono chiari, questi percorsi sono, si sono, sono più chiari, possiamo poi in qualche modo anche lavorare su, su sistemi più isolati come il sistema muscolare. Ma qui vi chiedo veramente di ridurre l'impegno di questa parte che siamo così, che siamo tanto abituati ad usare. Tornate per favore, a piegare le ginocchia, a mettere i piedi in appoggio. E ritornate a immaginare la vostra colonna come una corda e con l'aiuto dei piedi che premono sul pavimento andate a sollevare il bacino e a srotolare la colonna sollevando questa corda un pezzettino alla volta, riducendo lo sforzo. E notate se potete trovare magari una posizione migliore dei piedi per sollevare il bacino e srotolare la colonna e poi ritornare giù una vertebra alla volta, un pezzettino alla volta. E notate la morbidezza che contraddistingue il vostro movimento adesso. Sentite come state respirando. Osservate che cosa succede nel torace, come... State ammorbidendo il torace quando salite e quando scendete. Notate la colonna toracica e notate però anche che cosa succede allo sterno, al, al torace, alla gabbia toracica, avanti, nella parte frontale, come si allontana questa parte, lo sterno dal mento quando riscendete giù. Che cosa fa la testa in risposta al movimento di salita, al movimento di discesa del bacino? Prestate attenzione a tutte queste parti, avendo come obiettivo principale è quello di rendervi morbidi di ridurre lo sforzo e di trovare anche una piacevolezza nel movimento oltre che una facilità e poi ritornate al centro vi appoggiate tutto e riposate un momento allungando le gambe se preferite piegate le ginocchia, mettete i piedi in appoggio e portate per favore le braccia in una posizione o aperte all'altezza delle spalle o anche un pochettino più su, ma solo in una posizione comoda. Quindi potete salire con le braccia sul pavimento fino a dove sentite che le braccia sono comode. Dove c'è un minimo di scomodità vi fermate. Bene. E ritornate a sollevare il bacino fino ad arrivare e lasciarlo sollevato in aria lì dove siete comodi. Le braccia sono aperte all'altezza delle spalle o un pochettino più su. Bene. E in questa posizione, lasciando il bacino comodo, cominciate ad allungare un pochettino il braccio destro verso destra, come se voleste... Se qualcuno vi tirasse verso destra e ritornate al centro. Fate un po' di volte questo movimento. Immaginate di allungare il braccio destro verso destra come se voleste afferrare qualcosa. O qualcuno vi prendesse dolcemente per il polso per tirar, tirarvi verso destra. Riducete lo sforzo nella zona lombare. E sentite se, una, se cominciate a spostare il vostro peso a destra, quindi se anche il bacino si sposta un pochino, il peso si sposta un pochettino più verso la gamba destra. E tornate al centro, e ritornate giù, riposate un momento la schiena. Vorrei che faceste molta attenzione amo ammorbidire la schiena e il torace quando sollevate ritornate adesso con le gambe piegate e piedi in appoggio di nuovo srotolate la colonna un pochettino però arrivate in un punto dove non siete troppo dove il torace non è sollevato quindi la parte alta della schiena è ben appoggiata è proprio appoggiata non dovete fare sforzo lì e allungate di nuovo le braccia e questa volta aprite le braccia di e questa volta allungate il braccio sinistro verso sinistra e se le braccia sono posizionate un pochettino più sopra rispetto alle spalle continuate ad allungare il braccio sinistro in questa direzione più verso l'alto. Ok? Quindi le braccia sono tutte e due aperte e notate come il peso si sposta verso sinistra. Si apre forse un pochettino il torace a sinistra. Le costole si spostano verso sinistra. E ritornate al centro e riappoggiate una vertebra dopo l'altra la colonna al pavimento. e riposate anche le gambe. Piegate di nuovo le ginocchia, mettete i piedi in appoggio, aprite le braccia all'altezza delle spalle, oppure un pochino più su se possibile, comode sul pavimento. Sollevate di nuovo il bacino e sentite come si sposta il peso verso il centro del torace e delle scapole. Adesso spingete un pochettino con il piede sinistro e allungate il braccio destro contemporaneamente. Sentite come si organizza questo movimento. E tornate al centro e poi spingete un pochettino con il piede destro e allungate il braccio sinistro e notate che cosa succede come si sposta il vostro peso e sentite come potete mettere in collegamento queste parti di voi Riducete lo sforzo nella schiena, nelle braccia, nel torace e andate a cercare a chiarire la concatenazione del movimento. Respirando. E tornate al centro, so, riportate giù la schiena un pezzettino alla volta. Il bacino, allungate le gambe e riposate. Notate il vostro contatto con il pavimento. Piegate di nuovo le gambe, mettete i piedi in appoggio. Aprite di nuovo le braccia all'altezza delle spalle. I palmi sono rivolti verso l'alto verso, verso il soffitto e di nuovo sollevate il bacino srotolando la colonna arrivando solo fino al punto in cui siete comodi per poterlo lasciare lì fin dove è facile è possibile e cominciate a ruotare per favore il bacino, un fianco scende, un fianco sale e sentite come questo movimento influenza la posizione delle braccia, come questo movimento arriva alle spalle e alle braccia. E notate se c'è una relazione quindi tra la rotazione del bacino e un braccio che magari vuole allungarsi o vuole accorciarsi un pochettino. E naturalmente fate ciò che vi viene spontaneo fare, quindi se il movimento vi, vi porta in una direzione, andateci, seguitelo, assecondatelo. Ma, e la testa che cosa fa? Sentite che nel momento in cui cominciate a muovere il bacino e magari spontaneamente vi viene di ruotare un pochino la testa, e le braccia sono ancora più libere di muoversi, di allungarsi da un lato all'altro. Sentite le relazioni tra tutte le parti di voi nel movimento. Sentite come potete ridurre lo sforzo ad ogni ripetizione. Tornate al centro. Appoggiate di nuovo la colonna e la schiena un pezzettino alla volta. Riposate le braccia, le gambe. Sentite il contatto con il pavimento. E notate com'è adesso questo contatto. Notate che cosa è cambiato dall'inizio della lezione? Com'è cambiata l'immagine del vostro corpo? È più presente un'immagine più piena e chiara del vostro corpo nel contatto con il pavimento? Sentite che la vostra colonna vertebrale è più presente alla vostra percezione. Notate la lunghezza delle gambe, della schiena e delle braccia. Quanto è lunga la vostra colonna adesso? Piegate le gambe, mettete i piedi in appoggio e cominciate a rotolare su un fianco per venire a sedere, gradualmente arrivare in piedi. Notate come fate questi movimenti. Una volta che siete in piedi. Con tutto il tempo necessario che vi richiede questo cambiamento di posizione, se avete bisogno di stare un momento seduti, fermatevi un momento seduti. E una volta che siete in piedi, notate come state in piedi. L'appoggio su piedi. Sentite com'è. La lunghezza della vostra colonna. Camminate un momento, sentite com'è la stabilità del vostro passo. Cosa fanno le spalle? Potete sentire che le spalle sono più appoggiate sul torace, le braccia sono più libere forse di oscillare anche un pochino quando camminate? Notate che cosa avviene spontaneamente e richiamate questo schema spontaneo nella vostra mente, alla vostra attenzione. L'attenzione è un modo per guidare la mente. Bene. Apro i microfoni così ci possiamo oh, condividere un momento, se ci sono delle cose da condividere e poi salutare. Com'è andata questa lezione ragazzi e ragazze? Bene. bene, bene. Giuseppina, bene. come è andata? È stato molto interessante. Bene, no, sono contenta. Grazie a collaborare. È eh, ottimo, ottimo. Bene, ci ho sciolti. Grazie, benissimo. Bene, grazie. Rilassata. Rilassata, sciolti. Vi siete sentiti più stabili alla fine? Io molto rilassata. Qualcuno si è sentito più stabile in piedi? Sì, 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 molto di più. Sì. Mm -hmm. Guarda, a me va a esplorare proprio un più. punto tra le vertebre lombari, le altre lombari. Mi trovo male da sé. non ho nessun problema di tipo scheletrico, di serpatoolastro, proprio un dolore un legato al parto, se ne abbiamo esplorato anche con un neurologo e un fisioterapista. E mi ha aiutato a... A scioglierlo in questo momento non lo sento. Ok. Devi ridurre un pochino di più il lavoro lì dietro, Luca, perché hai una muscolatura abbastanza tonica. Forte. Mi sbaglio? Non so. Beh, sì, Quella parte, Questa parte della, della zona lombare è molto importante che sia, in realtà tendiamo a lavorare troppo con, muscolo, con i muscoli come il quadrato dei lombi. Dobbiamo abbassare invece questa tensione, no? perché questa zona deve essere più, più che forte, deve essere plastica, bisogna imparare un po' a equilibrare quest'idea di integrazione, per cui tanto ci continuiamo a lavorare, perché per Felder è molto il creare elasticità in questa zona, anche quando gli richiediamo forza, come in questo caso. Guarda, ti ringrazio per l'interpretazione perché questa è nuova e mi dà una... Una visione diversa. Bene, mi fa piacere. Mi fa piacere. Bene, se non io... c'è. Sì. Ah, io, no, io ho il piriforme destro che è quasi sempre molto contratto, quindi lo sento tantissimo. E però con la tua lezione anche dell'altra volta sto sapendo che qua io controllo troppo la posizione del mio bacino costantemente eh, perché tendenzialmente andrebbe, cioè o devo permettere al piede destro di ruotare in fuori, allora riesco a scaricare quella tensione perché se, se tengo i piedi paralleli mi va mi ruota verso sinistra. Mi devo interrompere, scusami perché sono, devo andare a un'altra lezione adesso, mi oh. vi chiedo scusa. questa cosa Andrea ci riusciva a ritagliare un momento per vedere questi aspetti un po' più della la biomeccanica della, del, controllo, del controllo, magari se volete, perché questa cosa è molto importante, questo che dite è fondamentale, più noi controlliamo, più noi irrigidiamo. Abbiamo già ah, messo, già. no? Ha fatto una distinzione tra il controllo e la consapevolezza e l'attenzione, e questo è molto importante, questa cosa che hai sollevato proprio tu adesso. Vogliamo trovarti e... un appuntamento apposito? Ci dobbiamo sentire io e te, se vuoi, con l'agenda e tu. Lo proponiamo. Lo proponiamo, va bene? Va bene. Grazie. Io vi saluto grazie, e vi ringrazio grazie, e ci vediamo la prossima settimana grazie. per parlare di queste cose. Grazie. grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a tutti ciao. ciao. Ciao Andrea, ciao, grazie. Anche proporlo per un question time. Ah, okay. bravo, Anche, brava. Per un question time. Per un question time, d'accordo questa consapevolezza, insomma, questa attenzione, questo controllo. Esatto, la fanzatrice. Anche perché delle parole chiave nella vita di ognuno di noi a qualsiasi livello. È vero, sai quando ti arrivano e dici, vabbè, questa l'ha detto a me, mi sta guardando. Quindi penso che non questione... Eh, sì. andrebbe bene, farebbe piacere a tutti. Insomma. Ciao Sara, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, tutti. ciao, ciao. ciao. ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie veramente. Grazie.